Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli, care sorelle della Luce di Maria, ci ritroviamo oggi per ricordarci di questo sabato di silenzio. E ho deciso di fare questo momento di preghiera perché questa sera vi avevo promesso di fare la preghiera serale, ma abbiamo la veglia e quindi non mi sarà possibile fare la preghiera questa sera, quindi la dobbiamo posticipare a domani. Allora ho preso un attimo di tempo adesso per stare un attimino con voi e noi della Luce di Maria, mettendo i cuori in uno stato di profonda contrizione, perché se anche questa sera ci sarà la grande gioia, siamo in un momento di silenzio, un momento di lutto della Chiesa, un momento dove Gesù è morto per noi, è morto per amarci fino in fondo. Allora vi invito tutti quanti a dire al Signore: Signore, ci siamo anche noi a volerti donare fino in fondo i nostri cuori. Ci siamo anche noi, Signore, che ti vogliamo donare fino in fondo le nostre vite. Ci siamo anche noi, Signore, che ti vogliamo donare fino in fondo il nostro essere. Ci vogliamo abbandonare alla tua volontà. Ci vogliamo far portare lì dove tu vuoi condurci. E ti chiediamo, Signore, di liberarci da tutte le resistenze che il mondo, attraverso le tentazioni, attraverso la pigrizia, attraverso anche l'incredulità, ci porta a dubitare nelle opere della tua azione. E noi oggi invece, Signore, ci rifugiamo in te, ci ritroviamo in te, ci uniamo a te, che hai deciso di morire per farci rinascere, che hai deciso di uscire dalla scena per donarcela eternamente. In questo momento dove sembra che tu sia sparito, sei andato negli inferi e hai deciso di riportare la giustizia per tutti quegli uomini che prima di te stavano pagando un prezzo ingiusto. Allora sei andato negli inferi, in questo giorno santo, in questo giorno potente della nostra fede, della nostra Chiesa, e sei andato ad aprire e spezzare le catene dell'inferno per liberare tante persone, tante anime che aspettavano quel giorno, confidando sempre nella tua misericordia. E allora Gesù, attraverso l'intercessione di Maria, alla quale ci rivolgiamo sempre con profonda fede e devozione, ti imploriamo questa notte, Signore, vieni a spezzare le nostre catene e facci risorgere tutti con te, facci rinascere tutti con te, facci rivivere tutti con te, perché noi abbiamo bisogno di te e perché senza di te non possiamo fare nulla. Signore, ti prego, perdonaci di tutte le mancanze, di tutte le volte che ti abbiamo ferito, tradito, umiliato, di tutte le volte che ti abbiamo messo al secondo posto, di tutte le volte che non ti abbiamo considerato per come dovevamo. Signore, noi abbiamo bisogno di te, noi abbiamo bisogno di Maria, tua madre che hai donato a noi proprio dalla tua santissima croce. Noi abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno delle testimonianze, abbiamo bisogno di tante persone che si tirano su le maniche e ti portano ai fratelli che hanno deciso di non volerti incontrare, perché indeboliti dalle lusinghe del maligno e da un mondo che rema contro di te. Signore, ti chiediamo in questo giorno di accogliere le nostre suppliche anche in relazione alla pace nel mondo, in questo momento delicatissimo della pace nell'umanità. Fa che il Signore possa regnare la pace, fa che la tua misericordia
e la tua grazia scendano su quelle menti, Signore, su quelle persone che per una punta d'orgoglio sarebbero capaci di distruggere milioni di persone, di uccidere milioni di persone. Signore, ti preghiamo, ti supplichiamo, accogli la nostra umile supplica, perché siamo bisognosi di te, Signore. Siamo bisognosi, ma veramente in tutto di te. Come tu dicevi che senza di te non possiamo fare nulla, è proprio così, Gesù. Ti ringraziamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie per tutti i doni infiniti e per il dono infinito della nostra esistenza, della nostra esistenza voluta da te prima che noi esistessimo. E allora noi, Signore, ti doniamo i nostri cuori. Cari fratelli e care sorelle, vi invito a chiudere gli occhi, tenendoci l'immagine di Gesù sulla croce che ci affida a Maria. Donna, questi è tuo figlio. E lì gli ha detto, questi sono i tuoi figli. E a noi ci dice, figli, questa è tua madre. Maria è nostra madre. Meditiamo per un minuto in silenzio su questo atto d'amore finale che Gesù ci ha donato anche in questo tempo, e ringraziamolo con tutta l'anima. Cari fratelli e care sorelle, adesso vi reciteremo insieme una preghiera che si recita proprio in questo Sabato Santo. È una preghiera di guarigione e di liberazione. Vi invito a dirla con tutto il cuore, perché oggi è veramente il giorno dove Gesù è andato a spezzare le catene negli inferi. E in virtù di questo giorno santo, chiediamo anche noi la guarigione e la liberazione da ogni male e da ogni catena, da ogni legame fatto sulle nostre vite, sulle nostre famiglie, sulle nostre generazioni. Gesù, in questo santissimo giorno di sabato, nel quale scendessi negli inferi, rompendo i sigilli delle porte dell'inferno per liberare dalla condanna tutti i giusti, noi ti ringraziamo e ti glorifichiamo e ti chiediamo di mandare su ognuno di noi la potenza del tuo Santo Spirito. Infiammaci con il tuo amore infinito affinché i nostri cuori sappiano davvero perdonare ogni persona che ci fa del male, benedire chi ci maledice,
amare il nostro prossimo come noi stessi e la Santissima Trinità con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la nostra mente. Immergi tutti noi e le nostre famiglie nel tuo sangue prezioso e rivestici della tua potente benedizione e protezione. Manda il nostro aiuto in questo momento i tuoi santi arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele. Vengano in nostro soccorso, spezzino e annientino, grazie alla potenza concessa dall'Altissimo, ogni legame occulto, malefico, medianico e di stregoneria fatto su di noi e sulle nostre famiglie. Per i santi meriti della tua croce, delle tue piaghe e del tuo sangue e della tua passione, slega, spezza, distruggi, annienta e disintegra ogni male, malocchio, maleficio, fattura e ogni cosa non gradita a te e si trasformino in grazie, guarigioni, liberazioni e benedizioni che scendano copiose su di noi, sulle nostre famiglie e sulle nostre generazioni. Custodiscici sotto il manto santo della Vergine Maria affinché lei schiacci la testa del serpente ed esso sia allontanato dalle nostre vite ogni volta che sarà necessario. Fa, o Signore, che la nostra fede cresca insieme alla nostra umiltà. Donaci un cuore pronto ad amare e a perdonare. Mettici sotto il potente patrocinio di San Giuseppe e concedici di pregare con fede e gratitudine con te oggi, come 2000 anni fa, la preghiera che ci hai insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. E ora vi lascio questo sottofondo musicale per meditare questo santo giorno, questo giorno che ci prepara alla Pasqua, questo giorno che ci prepara alla risurrezione. La nostra fede è basata sulla risurrezione di Cristo, perché è nella sua risurrezione che viene proclamata la liberazione dalla morte, la liberazione dal male, la proclamazione della vita eterna per ognuno di noi. Mi lascio in silenzio, affidando tutte le famiglie, tutte le persone, tutte le famiglie, tutte le persone che si affidano a questa nostra preghiera.
Lasciamo ogni rancore, perdoniamo tutte le persone con le quali non abbiamo ancora fatto questa azione. Facciamo morire anche noi il nostro orgoglio e liberiamoci da queste zavorre. Risorgiamo anche noi in Cristo. Facciamolo per Lui, che è morto per noi, per la nostra salvezza. Ricordo ancora che la preghiera questa notte non ci sarà, perché ci sarà la vigilia di Pasqua, e quindi la preghiera quotidiana riprenderà domani, e questo è il motivo per cui ho fatto questo momento, ho creato questo momento per condividere un pochino del nostro amore per Gesù e della nostra fede. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca tutti alla vita eterna, insieme a Lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.